ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 17. Ragazzi, allora riprendiamo, come penso forse ricordate, nell'ultimo gameplay ho dato un po' da mangiare alle mucche. Oggi ragazzi dobbiamo occuparci dei suini. Allora, innanzitutto ragazzi dobbiamo aumentare un po' la produzione di cibo. Quindi stavo pensando o colza o semi di soia. Dato che semi di soia ne ho di più, prendo i semi di soia. Li devo mettere nel macchinario, quello che insomma produce il cibo per i suini. Spero che i semi di soia vanno bene, credo di sì. Mo proviamo. Naturalmente ragazzi abbiamo 144 suini. Secondo me sono un po' tanti, penso che conviene venderne qualcuno. Allora, vediamo un po', 25.000 di semi di soia spero che bastano per ora. Anche perché, voglio dire, questo trattore non è proprio adatto per questo tipo di lavoro. È completamente assurdo. Però, dai, comunque, ce la fa. Quindi andiamo là sotto, ragazzi, ed occupiamoci di questa situazione. Anche le pecore non scherzano, sono veramente tante. Ho un bel po' di pecore, forse un po' troppe, magari potrei pensare di diminuire un po' il numero. 271, vediamo un po', concime, 220.000, 507.000. Dovrei fare pulizia di concime come ho fatto nell'altra serie. Vabbè, per intanto vediamo un po' la situazione. Vediamo un po' questa situazione, raga. Allora, retromarsh. Eccolo là, scarica, bene, vediamo un po'. Ok, 29.000 di patate a voglia, tanto ce ne vuole il 5%. Perfetto, 43.000, 51.000, va benissimo. Adesso riusciamo a produrre un bel po' di cibo. Allora ragazzi, fatemi un attimo riflettere, suini e mucche, dobbiamo risolvere il problema del concime. Fatemi cercare un camion. Eccolo qua. Iniziamo a riempire questo camion di concime. Dato che qua c'è il sistema a nastri. Qua c'è sta il sistema a nastri. È un po' storto, però io penso che converrebbe spostare uno di sti nastri. Lo dovrei spostare, due sono troppi. Anzi, no, non va bene difatti. Ok, quello di caricare carica, ma non va bene. Difatti con due non riesce bene. Allora, prendiamo un trattore. Devo spostare un sistema a nastri dai suini. Così riusciamo a caricare, così magari riusciamo a vendere tutto il concime. Come faccio qua? Ah, ok, ora ricordo come funziona. Eccolo là, ok. Perfetto, adesso è comprensibile. Ok ragazzi, allora, eccoci qua dai suini. Meritano ragazzi, meritano diciamo un po' di meglio. Non si può andare avanti con tutto sto schifo qua. Quindi facciamo una bella cosa. Questo lo andiamo ad inserire qua, un po' più avanti. Bene, devo andare a prendere l'altro pezzo. Ok, eccoci qua raga, prendiamo l'altro nastro, intanto il camion è quasi carico. Allora agganciamo, eccolo là, perfetto. Allora il nostro mezzo adesso è carico, devo solo andare a vendere. Mo però faccio manovra per di qua e portiamo quest'altro nastro dai suini, così raga riusciamo poi a scaricare pure l'oro. Ok ragazzi, ci siamo. Allora posizioniamo quest'altro rullo e finalmente possiamo iniziare a scaricare. Allora magari lo lascio qua perché tanto si muove meglio da solo. Allora vediamo un po'. Lo vado a posizionare nel punto corretto. Piano piano. Ho bisogno ragazzi dell'altro camion con il cassone. Voglio iniziare
a vendere quasi tutto il concime, perché è veramente troppo, 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 troppo. Dove si trova l'altro camion? Allora, questo è già pieno, mentre qua c'è l'altro. Allora, lui è quello con l'acqua. C'è da poter scaricare acqua? Molto poca, molto, molto poca acqua, va bene. Allora, devo trovare il cassone, l'altro cassone. Vediamo un po' dove sta. Ok, ci siamo. Allora, spostiamo il camion rosso e mettiamo al posto di questo il camion blu. Allora, peccato, adesso come avrei voluto avere la Follow Me. Accidenti. Quella sì che tornava utile ora come ora. Non so se funziona in multiplayer la Follow Me. Era utile. Allora, mentre che questo camion carica, raga, Nick inizia a fare il primo viaggio di vendita. Andiamo naturalmente da... com'è che si chiama la tipa, che non me lo ricordo più? Vabbè, che da qua non me lo dice. Mary, andiamo da Mary, raga. Andiamo a vendere tutto il concime. Vediamo di svuotare completamente il concime solido che abbiamo qui dalle mucche. Per il concime liquido, quello è un problema, altrettanto un problema. Ci siamo quasi, raga, manca la salita. Dopodiché arriviamo da Mary. Credo proprio che devo fare un bel po' di viaggi per vendere tutto il concime. In fondo sono 727.000 chili, credo, di concime. Veramente tanto. E dovrò fare probabilmente... non lo so, tanti viaggi. Penso una quindicina di viaggi, forse anche di più. Ah, vabbè. Allora, comunque, effettuiamo il primo viaggio. Oh, per intanto so dove trovo il... qua è dove ci stanno i rimorchi per vendere gli animali. Mi servirà poi per vendere i suini. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua, possiamo vendere. Vabbè, effettivamente si poteva vendere anche con più cassoni collegati, non era un problema. Ok, e si comincia a scaricare. Allora, ragazzi, prima vendita, la prima vendita, eccola qua. Ok, ragazzi, rieccoci indietro. Vediamo un po' se ha finito, ma credo di sì, no? Ha finito di caricare il camion blu, no, non ha finito. Sta per finire. Allora, ci mettiamo in coda, aspettiamo. Siamo al 70%. Ci siamo quasi, raga, al 95%. Penso proprio che il camion non lo riporto qua, ma lo porto direttamente dai suini, così almeno non perdiamo tempo, perché ci vuole veramente tanto tempo per caricare il cassone con il nastro. Quindi inutile fare qui la coda, tanto vale che porto il camion direttamente dai suini e risolvo il problema così, riempiendo un camion qua e un camion là. Ok, iniziamo quindi a riempire di nuovo questo qua di cassone e andiamo da Mary a vendere. Andiamo a vendere, chiudiamo qua sopra che fa puzza e andiamo. Ok, ragazzi, secondo carico da vendere. Secondo carico di concime solido in vendita. Ok, altri soldi in arrivo. Questa volta però il camion, appunto, lo portiamo dai suini, così posso caricare due camion alla volta e nessuno deve fare e non devo fare la fila, insomma. Ok, ragazzi, eccoci qua dai suini. Mo carichiamo il primo carico. Primo carico di concime solido. Ok. Bene, andiamo a vedere l'altro carico. Anche qua ancora non è proprio fatta. Però potrei fare una bella cosa nell'attesa, visto che sappiamo che abbiamo un dolly in giro. Ci voleva, chissà dove sta. Penso che da qualche parte. Chissà dov'è che ho lasciato il JCB, che quello va veramente veloce come trattore. Vabbè, comunque, fatto sta che praticamente piglio il dolly, vado a prendere il rimorchio, quello per vendere gli animali, no?
E andiamo a vendere, ragazzi, un po' di suini, perché ne abbiamo veramente tanti, un po' troppi. Troppi suini non servono a niente. Ok, eccoci qua. Vediamo allora di prendere un rimorchio. Ok, raga, possiamo andare. Allora, andiamo a caricare un gran bel carico di suini. Così Mary è contenta e sgancia un po' di soldi. Ok, ragazzi, finalmente siamo arrivati. Allora, prendiamo un bel carico di suini. Un gran bel carico di suini è quello che ci vuole. Ovviamente, mo come la faccio sta manovra? No, non si può fare. Certo che col dolly non è proprio una manovra semplice questa. Vediamo se così può andare bene. Ok, carica. 21 suini, non è tanto, conferma. Ne restano ancora troppi. Troppi, troppi suini. Allora, raga, giustamente non posso fare 40 viaggi per vendere abbastanza suini. Quindi un viaggio lo faccio io e un bel po' li vendiamo direttamente. Pure che ci perdo qualche cosa, non importa. Tanto alla fine sono ricco sfondato. Fatemi vendere, non lo so, teniamo un 60 suini, ne vendo 63 e 21 li vado a vendere io direttamente. Almeno un viaggio lo faccio io, naturalmente, almeno uno. Però sono troppi, troppi viaggi già per vendere il concime. Sono un mucchio di viaggi, va bene, va benissimo così, no? Quindi ci avviamo, raga, e andiamo a vendere questi bellissimi suini. Accendo la freccia, la sentite? Ok, tanto non passa mai nessuno per di qua. E andiamo da Mary, tanto sempre lì stiamo andando. Ok, ragazzi, finalmente siamo arrivati da Mary. Oggi veramente devo fare un mucchio di viaggi per Mary. Devo fare un botto di viaggi. Eccomi qua. Allora, vendiamo un bel po' di suini. Ale, 25.000 euro di guadagno. Ok, allora questo un attimino lo lasciamo qua. Perfetto, e continuiamo, ragazzi. Ho un carico bello bello di concime. Andiamo a venderlo da Mary. Oggi devo vendere veramente tanto, tanto concime, perché ne ho accumulato veramente troppo. Terza vendita della giornata. E Mary accumula. Ok. Altri soldi in arrivo. Ebbene, raga, ancora c'è un botto di concime. Però almeno suini ne abbiamo adesso di meno. E gli devo anche da mangiare. Però il problema è che non è pronto. Potrei far passare giusto una giornata volendo, giusto per avere cibo a sufficienza. Vediamo un po' come stiamo combinati con gli animali. Le mucche va così così, le pecore va così così. Insomma, potrei comunque far passare lo stesso un paio di ore. Facciamo arrivare il giorno successivo, dai. Oppure vogliamo un pochettino giocare di sera. Non ci giochiamo mai di sera, dai. Giochiamo un po' di sera. Ok, e parte un altro viaggio. Andiamo a vendere, come sempre, il concime. Questa volta dovrei avere un bel po' di cibo pronto per i suini. Dovrebbe essere pronto, devo solo caricarlo e consegnarlo. Ma per intanto andiamo a scaricare, andiamo a vendere questo concime qua. Dite che Mary è ancora aperta anche alle 10 di sera? Speriamo di sì, perché Mary ti ho portato un altro carico. Oggi Mary, guarda quanto sta lavorando Nick con tutti sti carichi di letame. Ok, ragazzi, allora ho due camion in attesa, non sono ancora carichi. Quindi direi che andiamo in fattoria a prendere un bel cassone e carichiamo il cibo per i nostri suini. Ma già che ci sto, se riesco a dargli dell'acqua. Eccolo là. Diamogli un po' d'acqua, sicuramente non può bastare. Peccato, ce ne voleva giusto un po' in più.
Non c'è mai. Vabbè, sì, un punto in cui prendere l'acqua c'è. Un punto in cui posso prendere dell'acqua naturalmente c'è. E praticamente è qua. Carichiamo un altro po' di acqua. Non carica? Devo avvicinarmi un po' di più. Ecco qua, carichiamo un altro bel po' di acqua che ai nostri suini piace. Riempiamo al 100% il serbatoio. Insomma, diamogli l'acqua al 100%. Eccolo qua. A posto. Bene. Andiamo a prendere il cibo, dai. Andiamo a prendere un bel po' di cibo. La paglia è finita da un bel pezzo, ma non è un problema. Anche quella so dove prenderla. Eccoci qua, cibo pronto, spero che ce ne sta. Allora, sgancia questo. Sto piccolo trattore per ora lo possiamo anche parcheggiare qua da qualche parte. Per ora non serve, usiamo un trattore come si deve. Allora, cibo, cibo buono per i miei suini. Ok, iniziamo a caricarlo. Vediamo un po', spero che ce n'è in abbondanza. A voglia, 90.000. Beh, non mi serve 90.000. Vabbè, tanto visto che è lento, il tempo c'è, è lentissimo qua. Allora, oh, non ce n'è più? Impossibile. Non ha... Cosa fa? Non carica? Eh? Aveva smesso per qualche strano motivo di caricare. Va bene, dai. Pensavo, dico, ma è già finito. Impossibile, non può essere. Vai, scarichiamo pure quest'altro carico. Alleluia. Ed eccoci qua con un altro carico. Mamma mia, raga. Quanti viaggi oggi. Tanti viaggi, ma andava fatto. E ancora ve voglio quando devo vendere il concime liquido. Ma credo proprio che aggiungerò una mod, magari con un bel... Una botte grande. Mi serve una botte grande poi per il concime liquido, perché a fare 20 viaggi non è certo piacevole. Ok, direi che adesso nell'attesa, visto che ci vuole tempo per caricare, direi che nell'attesa andiamo a prendere il cibo dei suini. Vediamo un po' dove caspita sarà. Perfetto, partiamo. Andiamo ragazzi a scaricare questo preziosissimo cibo. Questo è il trattore nuovo che ho comprato, no? Nello scorso l'ho comprato nello scorso gameplay. Il Class Action. Ecco, accendiamo tutte le luci, guardate quanto è bello così. Così è veramente figo. Dai che lo so che hai tanti cavalli e ce la fai, vai. Non può essere che non riesci a salire per di qua. Ok, dai che i suini attendono. Mazza, oh. C'è il personaggio che è parecchio più indietro però, perché il volante è parecchio avanti. Ok. Beh, comunque sicuramente ho troppo cibo qua dietro, ma lo teniamo qua da parte, non è un problema. Vediamo un po'. Allora, cibo per suini. Ci mettiamo qua e scarichiamo. Vai così. Vediamo un po'. Eccolo là. Guardate, cibo a volontà. Non avete più problemi a riprodurvi. Fate tanti bei figlioletti che Mary è contenta. Ok, beh, però ne ha preso un bel po' di cibo, eh? Pensavo che me ne avanzava tanto, invece non ne è avanzato tantissimo. Ok, devo andare a prendere un paio di balle di paglia. Allora, questo lo lasciamo qua al riparo sotto il tetto. Allora, il caricaballe si trova qua. Però a questo punto penso che conviene caricare direttamente la paglia dentro ad un cassone. Qual è? Quello come si chiama il cassone? Non mi ricordo, ma è lì davanti. Eccolo qua.
prendiamo direttamente questo, lo riempiamo di paglia e diamo la paglia ai suini. Quindi agganciamo, andiamo nel terreno 24, credo, non ricordo. No, 26. Andiamo nel terreno 26, che c'è ancora tantissima paglia, e la portiamo dai suini. Ok, allora, eccoci qua nel terreno 26. C'è ancora tantissima paglia, quindi diamoci sotto un bel carico di paglia per i nostri amatissimi suini. Iniziamo a caricare. Allora, accendiamo e aspiriamo. Sta caricando? Yeah! Ok, un carico bello bello di paglia sicuramente torna molto utile. Oggi stiamo utilizzando veramente non poco il nostro nuovo trattore. Che ne dite, ragazzi? Quasi quasi compro pure questo terreno, così un po' per volta li voglio comprare tutti. Compro, bon. Un altro terreno in più nella nostra collezione. Chissà quanti ne mancano ancora da comprare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, credo che mancano all'appello ancora, ragazzi, 8 terreni. E poi li ho praticamente comprati tutti. Direi che è così. Ok. Un terreno alla volta. E ce la facciamo. Allora, guarda, freccia accesa. Giriamo qua. E ci siamo quasi. Ecco qua. Passiamo il passaggio a livello. E siamo arrivati dai suini. Accendiamo la freccia. Ok. Allora, chi è che ha spento i fari? Ah già, vero. Vabbè, allora, piano, piano. Oh, eccoci qua. Scarica. Ok, non, a voglia, con sta paglia qua ci famo una vita. Va bene, per intanto parcheggiamo qua. Poi si vedrà. Per intanto parcheggiamo. Ok. Vai così. Andiamo a prendere l'altro camion, dai. Non penso di tornare più dai suini, perché in fondo non so più quanto ne è rimasto. Non mi va di fare un viaggio per niente. E vendiamo. Vendiamo. Scarica. Prendiamo l'altro camion e andiamo a caricare ancora una volta. Facciamo oramai arrivare la mattina, raga, che a noi sto buio ci ha un po' stancato. Ok, 5 di mattina. Niente male. Mettiamo questo qua. Quindi la fame è di fatto un po' è scesa. Questi mangiano 24 ore su 24. Allora, per quanto riguarda il... vabbè, il concime c'è. Manca l'acqua, diceva. Allora, andiamo a scaricare l'acqua nelle serre. 5007, dai, ecco finalmente le foglie ora sono di nuovo verdi. 5007, eccolo là. Va bene, per ora con l'acqua può bastare. Vediamo un po' se il camion è di nuovo carico di concime, ma direi proprio di no. Va bene, ragazzi, sto notando che è già da un'ora e 20 minuti che registro, pazzesco. Alla fine sembra quasi che non ho fatto molto, però purtroppo fare avanti e indietro per vendere sta roba richiede un mucchio di tempo. Vediamo se in caso trovo qualche mod con cassoni un po' più grossi, perché fa troppi viaggi da solo, è veramente faticoso. Va bene, ragazzi, quindi meglio che mi fermo qua, va, se no mi sciupo troppo. Ok, ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.